Cominciamo la nuova cucitura di un altro libro, però questa volta con una tecnica diversa. Cuciremo a punto saltato, che sarebbe mezzo punto. Si parte come la cucitura a punto pieno, in quanto i primi tre fascicoli si devono cucire a punto pieno. I primi tre fascicoli e gli ultimi vanno cuciti a punto pieno. Continuiamo a cucire sul libro che già abbiamo cucito. Ci agganciamo come al solito al punto fisso sottostante. Iniziamo il punto saltato. Si entra normalmente alla fine del fascicolo. Si esce. Si tira un po' il filo, si mette un segno e si continua a cucire un altro fascicolo sopra, continuando da dove avevamo lasciato l'altro fascicolo. Si riesce di nuovo e adesso si torna al fascicolo sottostante. Si esce di nuovo e si ritorna al fascicolo superiore. Si tira il filo e ci si lega al primo punto fisso inferiore. Si continua così, cucendo un nuovo fascicolo. Si esce, si mette un segno, si monta sull'altro fascicolo, si continua. Si apre il fascicolo al segno che avevamo messo, si rientra quindi in esso, si riesce, si torna al fascicolo superiore e si conclude tirando tutto il filo.
In questo modo riusciamo a cucire due fascicoli insieme con lo stesso passaggio ed è il caso di quando i fascicoli sono molti e il filo potrebbe far rischiare di far montare troppo lo spessore dei fascicoli. Ci si lega sempre alla catenella del primo fascicolo fisso. Adesso sono invece gli ultimi due fascicoli, si continua in maniera normale. Ultimo fascicolo del secondo libro, cucito insieme al primo libro. Sono due libri cuciti insieme. Adesso si smonterà il telaio e si vedrà il risultato di questo tipo di cucitura. Fine della cucitura. Facciamo come al solito due nodi per essere sicuri che non si sleghi e possiamo tagliare il filo e anche gli spaghi. Smontare le A. E finalmente separare i due libri. Bisogna stare attenti quando si separano i libri perché gli spaghi possono scivolar via e rendere vano tutto il lavoro. Questi sono i due corpi del libro cuciti, uno con il punto pieno e l'altro con il punto saltato. Quello che è stato cucito con il punto saltato si vede bene all'interno che ha due soli punti di cucitura. Ed il fascicolo successivo chiaramente ha gli altri due, mentre il punto pieno è pieno, tutto il foglio è cucito.